L'aviere Enzo Albertazzi solleva la testa. Il tiro delle artiglierie nemiche si sta allungando. È segno che presto comincerà l'attacco. Enzo esce dalla buca e si porta avanti verso uno sperone di roccia. Fra le nuvole di fumo e di polvere intravede le sagome dei soldati nemici che avanzano. Imbraccia il mitra e appena sono a tiro si sporge dal suo riparo e apre il fuoco. Gli inglesi iniziano a cadere uno dopo l'altro. Inizialmente non capiscono da dove provenga il fuoco, poi individuano la posizione e la circondano. Enzo si difende con le bombe a mano finché ne ha, poi gli sono addosso. Non c'è tempo per sguainare il pugnale. Inizia a colpirli con il calcio del mitra fin quando non lo raggiunge una raffica. Enzo cade esangue, senza un lamento. In un episodio precedente, il link è nel testo qui sotto, abbiamo raccontato la sfortunata ma pur efficace azione del 13 giugno 1943 contro gli aeroporti alleati in Nord Africa. Solo un mese prima, i paracadutisti dell'ADRA si erano resi protagonisti di un'altra azione eroica in Tunisia. Il 21 giugno del 1942, le forze dell'asse conquistano Tobruk. Forte di questo successo, Rommel riesce a convincere Hitler e Mussolini sull'utilità di rimandare i piani di invasione di Malta e proseguire l'inseguimento degli inglesi in rotta e conquistare l'Egitto. L'operazione C3 viene poi definitivamente cancellata. Il 23 giugno del 1942 tutte le forze addestrate per l'operazione C3 sono dirottate su altri fronti. Il 4 novembre 1942, grazie alla netta superiorità di uomini e mezzi, gli alleati vincono la seconda battaglia di El Alamein. Quattro giorni dopo sbarcano in Marocco e in Algeria senza incontrare una grande resistenza da parte delle forze francesi di Vichy che, pure formalmente alleate dell'asse, combattono svogliatamente. Le truppe italo-tedesche sono ora impegnate su due fronti. Il comportamento ambiguo dei francesi spinge lo Stato Maggiore italiano a prendere delle misure. Il 10 novembre 29 Macchi 202 atterrano sul campo di Tunisi. I francesi protestano. La loro è una forma di resistenza passiva in cui fingono di voler collaborare con i tedeschi, i quali ci cascano e chiedono il ritiro del nostro reparto, salvo poi vedersi sparare addosso dai francesi. Il 12 novembre due piroscafi e cinque cacciatorpediniere italiani attraccano a Biserta e sbarcano un contingente di circa 1000 uomini per occupare la Tunisia. È composto dal 10° bersaglieri, dal 92° fanteria, dal primo gruppo semoventi da 75-18, da due battaglioni carro da 47-32, oltre a 1800 tonnellate di rifornimenti e materiale. Quattro giorni dopo arrivano altre due navi, da cui, sotto il bombardamento nemico, sbarca il primo battaglione paracadutisti della Regia Aeronautica. È un reparto formato esclusivamente da volontari che erano stati preparati e addestrati per partecipare all'azione di Malta. Si tratta di 308 uomini, il cui comando è stato affidato dal capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica, generale Fougier, al colonnello Edvino Dalmas, nato a Zara e già ufficiale dei bersaglieri. Quando sono tutti inquadrati sulla banchina, l'ammiraglio Biancheri sale su un bidone di benzina e fa ai soldati questo breve discorso. Ragazzi, qui tutti ci guardano, italiani, tedeschi, francesi, inglesi, americani e tunisini. È una buona occasione per farvi onore. Sotto dunque, e viva l'Italia! Peraltro, Biancheri, da lì a poco, sarebbe entrato in contrasto con gli alleati tedeschi. Infatti, quando l'SS Obersturmbannführer Karl Rauf gli chiede di poter disporre di alcune navi per trasportare a Marsiglia un contingente di ebrei presenti sul territorio tunisino da trasferire poi nei lager in Germania, Biancheri gli nega il permesso. Gli viene spiegato che nell'attuale situazione del conflitto ci sono altre priorità. Qualche settimana dopo, Rauf torna alla carica e chiede di disporre almeno delle navi tedesche. Irritato per questa insistenza,
L'ammiraglio non solo gli risponde nuovamente di no, ma lo rimprovera per la sua divisa immacolata, così in contrasto con la sua, lacera e impolverata, come quella dei suoi uomini. Biancheri dà apertamente del codardo all'ufficiale tedesco, che evidentemente si era tenuto lontano dal fronte mentre i suoi uomini combattevano e morivano. Il fatto provoca un incidente diplomatico che fa scomodare anche i rapporti di amicizia fra il duce ed il Führer. Da Berlino arriva la richiesta della sua rimozione dall'incarico, ma sia l'ammiraglio Arturo Riccardi, capo di Stato Maggiore della Regia Marina, che il suo vice, ammiraglio Luigi Sansonetti, prendono le sue difese. Alla fine, per sedare i contrasti, il 6 febbraio, l'ammiraglio di divisione Carlo Pinna prende il posto di Biancheri, che, con quel suo rifiuto, ha salvato 100.000 ebrei tunisini, tra cui decine di origine livornese. Ma torniamo al novembre 1942. La situazione si è fatta critica e non c'è posto per operazioni elaborate e ordini precisi. Bisogna agire con decisione, improvvisando. In quei giorni un gruppo misto italo-tedesco, comandato dal maggiore Witzig, colui che nel 1940 aveva conquistato il forte di Ebene-Maël in Belgio, si spinge oltre il Matteur, entrando in contatto con gli inglesi, e ora ha bisogno urgentemente di rinforzi. Le punte più avanzate del gruppo misto Witzig sono giunte il 17 novembre a contatto con le avanguardie inglesi a Jebel Abiod. Lo stesso giorno, su quella quota così esposta, il reparto tedesco è raggiunto dagli uomini del primo battaglione paracadutisti della Regia Aeronautica. Dopo un incontro tra il generale Benigni, il generale Nering, l'ammiraglio Biancheri e un rappresentante francese, il battaglione ha l'ordine di requisire dei camion e di andare a sud-ovest di Biserta per affrontare le unità nemiche che stanno avanzando in direzione della città. Quando i paracadutisti giungono verso il nodo stradale di Menzel Gemir, 6 km a sud-est di Biserta, si sa poco della situazione generale. Si sa solo che non c'è tempo da perdere. Ai paracadutisti viene affidato il compito di fermare i carri armati nemici. Ove non ci riuscissero, la Tunisia sarebbe perduta e la tenaglia si stringerebbe sulle forze italo-tedesche che ripiegano dall'Egitto. Gli uomini, consapevoli della situazione, raggiungono le loro posizioni e si preparano a difenderle a tutti i costi.